Quando programmi una lezione o correggi i quaderni dei tuoi studenti, hai spesso bisogno di una pausa, vero? Fai una passeggiata o accendi Spotify e ascolti un po' di musica per rimettere a fuoco la tua mente? Immagino di sì. Anche i tuoi alunni hanno bisogno di pause cerebrali durante le lezioni, ma nelle nostre scuole questa abitudine non è ancora così diffusa. Ecco perché nasce la serie di podcast Ragazzi, è ora di rigenerare la mente. 5 puntate utilizzabili durante tutto l'anno scolastico, a partire dall'accoglienza dei primi giorni di scuola, con attività pratiche guidate dall'insegnante Valeria Razzini, autrice di libri di didattica e narrativa per la scuola primaria. Come si rigenera la mente? Con la quiete, le storie, i giochi, il ritmo e l'immaginazione. Ogni puntata propone spunti, attività, giochi, tanti strumenti tutti intercambiabili. Siete pronti a inserire nella vostra cassetta degli attrezzi annuale questa routine? I vostri alunni vi ringrazieranno, perché non importa quale sia la loro forma o la loro modalità, ma le pause cerebrali richiedono solo pochi minuti di tempo didattico. Sono importanti per tutti, nessuno escluso, ma in particolare per studenti e studentesse con bisogni educativi speciali e un pensiero divergente. Riducono lo stress, l'ansia e la frustrazione, aiutano a concentrarsi, essere più produttivi e divertirsi. Come diceva Maria Montessori, per insegnare bisogna emozionare. Molti pensano che se non ti diverti, non impari. Buon ascolto con Ragazzi, è ora di rigenerare la mente. Il nuovo podcast Rizzoli Education a cura di Valeria Razzini.